Buongiorno, oggi intervenendo per l'episodio spiacevole e deprecabile dell'aggressione a una persona, a una nostra cittadina, al parcheggio di via Massena, il parcheggio dell'ospedale. Voglio ribadire con forza che da parte dell'amministrazione non c'è né inerzia né lassismo, ma anzi attenzione e volontà di risolvere il problema dell'eccessiva presenza di mendicanti, purtroppo a volte, come in questo caso, molesti, dell'eccessiva presenza di venditori abusivi. È una questione di equilibrio, ogni città ha il suo e io penso che in questo momento non sia rispettato, non ci sia il giusto equilibrio. Ho chiesto di fatto a fine agosto e ho ottenuto per il 4 settembre, l'ho fatto senza clamore, la convocazione di un comitato ordine pubblico e sicurezza. Devo ringraziare il prefetto, il comandante dei carabinieri, il colonnello della finanza ed il questore, perché per la prima volta ho avuto attenzione rispetto a un problema che abbiamo in città, che va affrontato non solo dalla polizia locale come tale. Non è un problema drammatico, è un problema fastidioso che ha, come in questo caso purtroppo, delle punte acute e un tema che va assolutamente regolato. In quel comitato ordine pubblico e sicurezza abbiamo parlato anche dell'unguata, dell'ordinanza che ho fatto per il divieto della distribuzione di alcolici e del consumo di alcolici, di come insieme alle altre forze dello Stato far rispettare quell'ordinanza e di come intervenire e prevenire delle situazioni che riguardano persone che, è bene dirlo, molto spesso sono sfruttate, molto spesso sono persone in estrema povertà. Questo non significa però tollerare ogni situazione e non significa non avere attenzione per il superamento del limite. Io credo che nelle prossime settimane ci dovranno essere, così come è stato concordato nel Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza tenuto in prefettura, delle azioni coordinate e mirate tra polizia locale e le altre forze che ho precedentemente citato per vedere di contenere questo fenomeno e di sanzionare i comportamenti scorretti. Nessun buonismo di maniera, nessun lassismo, comprensione delle situazioni umane, ma anche la necessaria fermezza.